I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ivrea hanno scoperto in un'abitazione di Rueglio un laboratorio domestico per la produzione di marijuana. Alcuni giorni fa i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un 42enne già noto alle forze dell'ordine, hanno dapprima rinvenuto su una scrivania, sita nella camera da letto dell'uomo, diversi contenitori contenenti complessivamente 583 semi di marijuana. Vari depria relativi a semi di piante e in un contenitore nascosto sotto il letto 22 grammi di marijuana. Successivamente, nel sottotetto dell'abitazione, i carabinieri hanno scoperto un laboratorio ben organizzato adibito all'essiccazione di numerose porzioni di piante di cannabis, appese a fili di nylon, ben suddivise e contraddistinte secondo le varie tipologie di seme. Nello stesso sottotetto, i militari hanno rinvenuto 59 scatole e secchielli contenenti infiorescenze di marijuana, anch'essi suddivisi per tipologie. Sempre nel sottotetto, su una scrivania, sono stati rinvenuti altri depliant di semi di marijuana e numerosi contenitori di vetro e plastica, riportanti scritte varie indicazioni relative alla tipologia. Sono stati quindi sequestrati complessivamente 22 kg di marijuana.